GF VIP 3, tra i partecipanti potrebbero esserci Iva Zanicchi e Giovanni Ciacci, rumors. Durante le selezioni del GF VIP 3 sono usciti diversi possibili nomi, Claudio Sona, Gustavo Rodriguez, Aida Nizzar e Adriana Volpe. E da poco terminato il Grande Fratello NIP, con la vittoria di Alberto Mezzetti. Nonostante la stagione sia arrivata al termine in quel di Cologno Monzese, si sta già lavorando per la prossima stagione. Visti e considerati i grandi ascolti ottenuti lo scorso anno da Ilaria Blasi, la moglie di Francesco Totti sarà sicuramente confermata al timone della terza edizione del Grande Fratello VIP, con tutta probabilità il reality inizierà dopo Temptation Island VIP ovvero ad ottobre. Tra il pubblico del piccolo schermo che è grande attesa per sapere qualche anticipazione sul cast è così, su alcuni settimanali sono già iniziati a trapelare i primi nomi. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Nuovo TV i principali indiziati per entrare nella casa più spiata d'Italia sono, Francesco Monte, Lori Del Santo, Claudio Sona, Paola Caruso, Massimiliano Caroletti meglio conosciuto come il marito di Eva Egger. E ancora, potrebbe varcare la porta rossa di Cinecittà anche Carina Cascella, Emanuela Atitocchia, Aida Nizzar e Adriana Volpe. Sugli ultimi due nomi però bisogna andarci con cautela, visto che Liberica avrebbe già dato il suo 2 di picche poiché già impegnata in altri progetti. In merito alla Volpe invece, si vocifera già un'eventuale partecipazione in un altro reality trasmesso su Rai 2, Pechino Express. Le sorprese non sono finite qui perché Novella 2000 ha fatto il nome di altri personaggi altrettanto famosi. Giovanni Ciacci, Iva Zanicchi e Gustavo Rodriguez ovvero il papà dell'amatissima showgirl Belen. Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci. Appena svelati i primi possibili nomi in merito al cast del GF VIP 3, sono arrivate anche le prime reazioni. Cristiano Malgioglio ha voluto commentare particolarmente un eventuale ingresso di Giovanni Ciacci nel reality. Secondo l'opinionista, il noto costumista non dovrebbe partecipare al Grande Fratello VIP altrimenti farebbe la fine di Aida Nizzar. Addirittura Malgioglio nelle sue dichiarazioni, ha inviato all'indirizzo di Ciacci una vera e propria frecciatina, a lui lo vedrei bene a condurre una trasmissione sulla natura. Tuttavia la replica di Giovanni Ciacci non ha tardato ad arrivare e prendendo le dichiarazioni di Cristiano con filosofia, ha spedito un video proprio all'artista, dicendo, borsettate per Malgioglio. Tale frase cita il titolo di un articolo pubblicato su Dagospia.